Anticipazioni Tempesta d'Amore. Trama puntate dal 10 al 16 febbraio 2020. Romy muore tra le braccia di Paul. Lunedì 10 febbraio 2020. Denise non riesce nemmeno minimamente a immaginare che un giorno Joshua sposerà Annabelle dopo tutte le promesse che le ha fatto. Deve esserci sotto qualcosa, infatti non si sbaglia affatto. Boris, preoccupatissimo per la situazione della sorella, decide di andare a parlare personalmente con il giovane Winter e intuisce qualcosa. Jessica è molto coinvolta da Henry e quando lo vede interagire amorevolmente con la piccola Luna capisce che è lui la sua anima gemella. Valentina nel frattempo aiuta Eva a togliersi da una situazione d'impiccio. La Salfield è molto preoccupata quando Robert dà inizio a un suo piano segreto. L'uomo, pur di non mettere a repentaglio la libertà di sua figlia, è disposto ad andare contro la legge. Tutto sembra procedere per il verso giusto quando a un tratto qualcosa gli fa capire che Valentina potrebbe finire seriamente nei guai e ovvero in prigione con gravissime accuse. Martedì 11 febbraio 2020. Annabelle presenta Denise e Boris un secondo referto medico sulle opportunità chirurgiche da vagliare attentamente per salvare la vita a Christoph. Denise lo legge e ne resta sconvolta. Non approva quanto riportato sul documento e crede che ci sia sotto qualcosa di losco. Furibonda afferma che non si lascerà manipolare dalla sorella e che farà di tutto per concedere l'autorizzazione ai dottori. La ragazza inoltre sta molto male in quanto è chiamata anche disperatamente a tenere sotto controllo i suoi sentimenti per Joshua. Ce la farà? Il giovane Winter non sa più che fare per arginare i sospetti della sua ex. Riuscirà a reggere il gioco? Boris spinge Tobias a non commettere imprudenze. Abbandonare gli studi ad Amburgo non è la soluzione migliore per lui. Il ragazzo però non riesce più a concentrarsi a causa delle condizioni critiche di Romy. Un segnale inaspettato poi gli ridà la forza per continuare. Robert non ha altra scelta e affronta la polizia. Valentina nel frattempo sta per ricevere una scioccante notizia da Eva. Mercoledì 12 febbraio 2020. Una notizia esplosiva si sta diffondendo al Fursenhof. Quando Denise ne viene a conoscenza, si mostra inorridita e si confronta con rabbia con Joshua. Alla fine il ragazzo non regge più la farsa e si vede costretto a vuotare il sacco con la sua amata, che così apprende tutta la verità. Jessica confessa a Hildegard di non aver ancora rinunciato alla speranza di poter rifarsi, un bel giorno, una vita con Harry. Ma poi si rende conto che il veterinario ha un appuntamento con Franzi. Jessica ribolle di gelosia. Denise chiede aiuto a Linda, sua zia, sorella con cui Christoph ha perso ogni contatto da anni ormai. E ciò per agire contro Annabelle e sottoporre il padre alla delicata operazione chirurgica che potrebbe salvargli la vita. Joshua è dalla parte della sua amata. Insieme a Robert poi escogita un piano per annullare finalmente il ricatto di Annabelle. Riusciranno i due a metterla in ginocchio oppure anche questa volta la Dark Lady avrà la meglio? Eva incolpa Werner dell'incidente di Christoph. Il vecchio Salfield conforta la donna, invitandola a non perdere il lume della ragione. Giovedì 13 febbraio 2020. Franzi è molto giù di morale a causa di un problema sorto nel suo frutteto. Alphons vuole aiutarla e le suggerisce di trovare lavoro al Fursenhof. Jessica vede la new entry come una sua possibile rivale e decide di prendere provvedimenti. Linda va a un mater, intanto arriva Big Claim per aiutare Denise. Si tratta di una donna divertente e solare. Eva scopre che probabilmente Robert andrà in prigione in quanto vuole addossarsi colpe che non ha commesso. Una forte discussione tra i due porta Valentina ad effettuare una scelta sofferta e dolorosa. La ragazzina ammette di essere stata lei a investire il Darkman e aggiunge di volersi consegnare alla giustizia. Linda cerca di mettere pace tra Denise e Annabelle, ma il divario tra le sorelle è troppo profondo e radicato. Denise contesta la procura della Sullivan in modo da dare via all'operazione.
qualcosa andrà storto oppure tutto si risolverà per il meglio? Harry racconta a Jessica di aver trascorso una bellissima e indimenticabile serata con Franzi. Gelosissima, la Brohost è pronta a compiere un gesto inconsueto. Alphonse inizia la sua vacanza in moto con Alexander. I Zombiclair si salutano con affetto. Venerdì 14 febbraio 2020. Eva e Robert litigano di continuo e non sembrano più trovare un punto d'incontro. Quando la Salfield non riesce più a reggere la situazione e vuole prendere una decisione forte, ecco che succede qualcosa di inaspettato. Annabelle e Denise sono ormai ai ferri corti e il loro rapporto è praticamente irrecuperabile. La Sullivan non vuole che suo padre si risvegli dal coma, in quanto l'uomo potrebbe raccontare a tutti una verità fin troppo cocente, e cioè che lei non è una Salfield. Ed escogita un piano davvero diabolico. Franzi deve ammettere che il suo succo di mela ha un sapore orribile. Prontamente sospetta di Jessica. La donna, quando viene accusata ingiustamente, vi resta malissimo. Linda chiede ad André di preparare una torta speciale. Dal momento che la sorella di Christoph non è del tutto contenta del risultato, André la sfida a fare del meglio. Chi vincerà il concorso di torta? Valentina è scioccata nel vedere cosa è realmente successo nella notte del suo compleanno. Anche Eva, Robert e Joshua cercano di fermare il piano di Valentina. Sabato 15 febbraio 2020. Valentina è pronta a costituirsi per salvare Robert dall'accusa di tentato omicidio. Natasha non può più vedere Michael torturare se stesso. Il dottore è molto rammaricato per quello che è successo a Romy. Si sente in colpa per non essere riuscito a salvarla. Paul intanto è distrutto. Nella sua mente riecheggia il momento in cui la sua sposa ha esalato l'ultimo respiro tra le sue braccia. Riuscirà a gestire i suoi sensi di colpa? Jessica si è slogata la caviglia. Harry porta Franzi e non la Brohost ad un appuntamento per lui molto importante. Jessica ha difficoltà a nascondere il proprio dispiacere, soprattutto perché il giorno successivo nota un qualcosa di sospetto. Domenica 16 febbraio 2020. Tutti al Fursanov sono in ansia per le sorti di Christoph. Denise e Linda temono per la sua vita. Alla fine, dopo il rischioso e delicato intervento chirurgico, l'uomo si sveglierà dal coma, oppure no? Valentina ha un attimo di esitazione e scappa in preda al panico. I Salfield lo scoprono e partono alle ricerche. E Franzi a trovare per caso la ragazzina nel bosco. Riuscirà a convincere Valentina a ritornare da Eva e Robert in pensiero per lei? Jessica crede che tutti i suoi sforzi per conquistare Harry siano stati vani. Per lei il giovane veterinario è pazzo di Franzi. Intestardita, vuole toglierselo dalla testa. André si rende conto che la situazione è ben diversa. E quando appura che anche Harry è molto interessato alla Brohost, cerca di fare da cupido alla potenziale coppia. Anticipazioni Tempesta d'amore. Puntate di aprile 2020. Un nuovo dramma per Natasha. Un vero e proprio periodo buio si ritroverà ad affrontare la nostra amata Natasha. Quasi contemporaneamente la donna dovrà affrontare sia la depressione del marito Michael che la malattia del padre Walter. Ebbene sì, all'anziano signore verrà diagnosticata una demenza senile. E dopo aver gettato nello sconforto tutti i suoi familiari, facendo perdere improvvisamente le tracce di sé, l'uomo si presenterà alla porta di casa di sua figlia. Per la nostra amata cantante cominceranno non pochi problemi. Walter, il padre di Natasha, soffre di demenza senile. Le puntate di Tempesta d'amore che ci stupiranno nel mese di aprile 2020 lasciano trapelare che per Natasha Schweizer si aprirà una fase molto delicata. Nella sua vita arriverà ciò che gli spoiler definiscono un vero e proprio terremoto, e cioè il padre Walter. L'uomo comparirà all'improvviso, arrivando a stravolgere totalmente le giornate della donna. Prima di questo però la nostra amata protagonista si ritroverà a dover fare i conti con la depressione del marito. Purtroppo Michael, accusato da Paul di non aver fatto alcunché per provare a salvare la vita alla sua amata Romy, precipiterà in un vortice di rimorsi e di sensi di colpa. E per calmare ansia e insonnia ricorrerà a degli antidepressivi.
da tali farmaci però svilupperà una forte dipendenza. La Schweizer una mattina si accorgerà che suo marito è rimasto a dormire nel suo studio. Ciò le apparirà molto strano e dopo aver riflettuto su altri insoliti comportamenti deciderà di compiere delle indagini segrete. Una sera Michael, messo alle strette, diventerà irascibile e non riuscendo a controllare la sua aggressività arriverà vicino a colpire la consorte facendole molto male. Preoccupatissima Natasha deciderà di prendere subito provvedimenti. Subito dopo però le arriverà una telefonata che la farà precipitare nello sconforto più totale. Natasha verrà a sapere tramite una chiamata della madre Else che il padre è caduto rovinosamente a terra e che dopo essere stato soccorso non ha rammentato alcunché di quanto successo. La donna poi affermerà che dopo scrupolosi accertamenti medici all'anziano signore è stata diagnosticata una forma di demenza senile. Disperata la cantante prenderà un'immediata decisione: raggiungere immediatamente i genitori ad Amburgo. Poi però, vedendo lo stato in cui riverserà il marito, capirà di non poterlo affatto lasciare da solo a lottare contro la propria dipendenza. Quando però suo padre scomparirà nel nulla, Natasha piangendo saluterà i suoi amici, annunciando che starà fuori per qualche giorno. Dopo aver preparato i bagagli, ecco che qualcuno busserà alla sua porta. Si tratterà del padre, Walter Schweizer. E vi segnaliamo che per i due coniugi inizierà un vero e proprio dramma. L'ultimo desiderio di Walter. Ad interpretare il personaggio di Walter Schweizer sarà l'attore Hans-Jürgen Siebermann, artista tedesco molto apprezzato e conosciuto come attore, cabarettista, comico e doppiatore sia di radiodrammi che di audiolibri. Attivissimo fin dai primi anni 70, nel corso della sua carriera ha collezionato innumerevoli partecipazioni a film e serie TV di successo. In verità non è la prima volta che Walter Schweizer compare al Fustenhof. In passato a tal proposito il ruolo del burbero padre di Natasha e della defunta Poppy era stato affidato ad un altro attore, Hans Martin Stier. Ciò a cui assisteremo dunque sarà un vero e proprio recasting. Come rumoreggia da più parti in rete, Walter resterà solo per poche puntate nella serie. Potrebbe trattarsi dunque di una permanenza molto breve. Quanto a Natasha, non è la prima volta che la donna si ritrova a vivere un vero e proprio dramma. In passato, come ben sapete, ha perso l'amatissima sorella Poppy durante una vacanza di quest'ultima con la madre. Poi ha rischiato di perdere la vita a causa di una malattia neurodegenerativa, per la quale non sembravano esserci cure, e come se non bastasse, ha ritrovato la gioia adottando la piccola Felicitas, che altri non era che Luna, la bambina che Jessica, spinta da Annabelle Sullivan, ha abbandonato nel bosco. Scoperta la vera identità della neonata, come ben sapete, la piccina è stata poi consegnata a Paul, il suo papà naturale, gettando la cantante e Michael nello sconforto. Ma non è tutto, perché i due coniugi hanno affrontato anche diverse crisi coniugali e tradimenti, ricorrendo anche a terapie di coppia. Ritornando all'arrivo del padre Walter a Big Claim, sappiamo che Natasha deciderà di accoglierlo in casa sua. A causa della malattia, l'anziano sarà vittima di brutti vuoti di memoria che lo porteranno a dimenticare gli eventi più recenti, compresa la morte dell'amata figlia Poppy. La cantante non saprà proprio come comportarsi nei riguardi del genitore, fino a che un giorno, superato lo shock iniziale, deciderà di adottare una strategia, assecondarlo in tutto e per tutto. Ma commetterà un gravissimo errore. Le anteprime segnalano che dopo aver incrociato Werner, che come ben ricorderete era sposato proprio con Poppy, quando quest'ultima volò in cielo, il vecchio Schweizer si convincerà che il genero stia tradendo la figlia e lo aggredirà davanti ad Eva, con la quale starà conversando. Natasha pregherà il padre di farsi seguire da uno specialista, ma non tutto andrà come previsto. Un giorno inoltre l'uomo, per un soffio, non toglierà la vita a due ospiti dell'hotel e come se non bastasse, subito dopo, scambierà sua figlia per un'intrusa e l'aggredirà dandole della ladra. Walter, dopo essere stato pesantemente ammonito, comprenderà di essere diventato un peso per tutti e mediterà una forte decisione: ritornare ad Amburgo e trasferirsi con la moglie in una residenza per anziani. Prima di andarsene però chiederà alla figlia di esaudire un suo grande desiderio: festeggiare il Natale con lei. Natasha, con le lacrime agli occhi, accetterà.
Michael ancora in depressione? La verità sulla morte di Romy verrà a galla? Walter trascorrerà dunque delle feste natalizie a dir poco speciali insieme a Natasha, Michael e André, che gli augureranno ogni bene. Non mancheranno equivoci e malintesi, ma per fortuna saranno tutti risolvibili. Anticipazioni indicano che la separazione del padre sarà un evento molto traumatico per Natasha, che avendo catalizzato per moltissimi giorni la tensione esclusivamente su di lui, non si sarà affatto resa conto che in realtà Michael non è guarito dalla sua depressione di farmaci. Come farà a credere a tutti? L'uomo continuerà ad assumere tali sostanze di nascosto. Altre anteprime indicano che il dottore comincerà piano piano delle indagini sulla morte di Romy e riuscirà finalmente a scoprire che a togliere la vita della povera ragazza è stata in realtà Annabelle Sullivan con un suo diabolico intrigo? Come ben sapete, la Erlinger ha bevuto inconsapevolmente, durante una festa folcloristica, una bevanda avvelenata, destinata invece a Denise Salfield. La verità verrà mai a galla? La perfida Sullivan pagherà una volta per tutte le sue malefatte? Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.